Oggi compio 50 anni. Per prima cosa vi mostro questo documento e capirete il perché. Qui c'è l'elenco di tutti gli esami che ho fatto alla facoltà di medicina, i voti e i giorni e gli anni. Ho messo un sottofondo musicale, esattamente la terza sinfonia di Beethoven, che è stato il primo regalo che mi sono fatto con il mio primo stipendio della vita. Amo la musica classica, in particolare Beethoven, diretto da Arturo Toscanini. Oggi vi faccio questo regalo perché compio 50 anni. 19 luglio 1973, 19 luglio 2023. Amici cari, desidero condividere con voi queste mie nozze d'oro e se mi conoscete sapete bene che non potrò essere breve. Se mi volete bene, vi prego di fare un piccolo sforzo leggendomi fino in fondo. Ne varrà la pena. Dedico questo importante traguardo della mia vita professionale alla grande, a chi mi vuole bene, ma soprattutto ai giovani, affinché abbiano il coraggio di affrontare qualsiasi difficoltà senza paura, perché l'impossibile non esiste. Mi riferisco tra l'altro alla mia corsa mostruosa contro il tempo per non perdere mio padre per la seconda volta. Si tratta di un thrilling, un consuntivo se volete, una storia sofferta incredibile che ho voglia di raccontarvi, proprio come fosse una favola, un romanzo, anzi una leggenda, come affettuosamente mi dice l'amico Ciro Immobile. Mio padre voleva fare di me un avvocato e solo in quel caso mi avrebbe mantenuto agli studi. Finito il liceo classico, prima al Giulio Cesare, poi al Pilo Albertelli, mi diede il denaro per iscrivermi a legge. Però, mentre facevo la fila all'università, soffrivo molto nel vedere sfumato il mio sogno di diventare medico e cercavo mille scuse nella mia mente per tornare indietro con la speranza di convincere mio padre a cambiare idea. La scusa più plausibile che riuscii a trovare era il possibile disagio, anzi il rimorso insopportabile se fossi riuscito a far condannare un innocente e a far assolvere un criminale. Arrivato allo sportello entrai in confusione, farfugliavo e mi scusai con l'impiegato. Tornai da mio padre, il quale deluso, arrabbiato, severo e inflessibile si riprese il denaro e mi disse: o fai l'avvocato, caro Ivo, o vai a lavorare. Da me non avrai più nulla, anzi sarei contento se non fai il mantenuto e te ne vai da casa. Il mio orgoglio ferito non si piegò. Cercai subito un lavoro di qualsiasi genere pur di pagarmi gli studi. Feci il libraio, il manovale, il lattaio, il meccanico, l'elettricista, fino a farmi assumere a tempo indeterminato dalla Persicola. Lavoravo di notte, dalle 20 di sera alle 8 del mattino. Mi furono affidati compiti delicati e mi fu rivelato anche qualche piccolo segreto per mettermi in condizione di preparare la Pepsi Cola, la Tonic Water, la Soda Water e il Ginger Ale. Intanto però studiavo con tanta voglia. Scusate l'interruzione, ma il bello della diretta. E poi io mi sono imposto una regola. Rispondo sempre. E rispondo, sono pronto a tutte le ore e per questo faccio il dottore. Continuo. Mentre lavoravo alla Persicola, studiavo con tanta voglia di arrivare, con tanta caparbietà e passione, che riuscii a superare gli esami dei primi due anni con buoni voti. Anzi, poiché il professore di anatomia umana, Vincenzo Virno, diceva a lezione che chi prendeva 30 al suo esame era già mezzo medico, rifiutai il 29, peraltro già scritto dal suo assistente sul mio libretto, e anche se inusuale, chiesi di essere interrogato di nuovo dal professor Virno stesso per diventare come voleva lui, mezzo medico. Il professore fu non poco sorpreso, lì per lì non voleva cambiare idea.
Mi disse: «Quo scripsi, scripsi». Poi al mio: «Se lei vuole, gentile professore, quo scripsi cancellavi?» mi interrogò, avvertendomi però che se non avessi risposto correttamente mi avrebbe bocciato. Conoscevo a memoria i suoi libri e accettai la sfida. Mi chiese di estrarre un numero dalla tombola che aveva accanto. Al numero casuale corrispondeva una domanda. Ricordo che estrassi il numero 3. Così cancellò il 29 e scrisse il fatidico 30, facendomi degli elogi che non scorderò mai. Sinceramente mi sarei aspettato anche la lode. Tra tante sofferenze e difficoltà, anzi nella disperazione, mi venne incontro la fortuna. Mia sorella Irene aveva 7 anni. Un sabato mattina mi portò la schedina del Totocalcio. Non avevo mai giocato e lo considerai un segno del destino. La compilai e la diedi a mia madre mentre andava a fare la spesa con 150 lire, tanto era il costo della schedina, affinché ovviamente la giocasse. Io non uscivo il sabato e la domenica per studiare full time. La domenica sera vidi i risultati delle partite e scoprì, incredulo, che il mio 13 valeva 168 milioni di lire. Pensate, una Ferrari nel 68 costava circa 475 mila lire. Andai molto turbato e confuso da mia madre in cucina e la pregai di sedersi. Avevo una notizia sensazionale per lei. Impallidita, si sedette quasi svenuta e piangendo mi disse: «Ivo caro, ho capito tutto, mi dispiace, ma mi mancavano proprio 150 lire per la spesa». E allora, purtroppo, o sorte infida, folle è colui che al tuo favor si fida. Questo è Metastasio. Lo interpretai come un messaggio severo ma chiaro: se vuoi riuscire nella vita, devi sudare. No pain, no gain. Facevo però una vita impossibile, dormivo poco, ero molto stanco e non mi bastava più il denaro che guadagnavo, anche perché qualcuno insospettabile aveva fatto sparire tutti i miei risparmi. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Avvilito per essere stato pugnalato alle spalle, mi comportai come Giulio Cesare: «Tu cuoque, brude!» e dovetti gettare la spugna. Sconsolato, decisi di abbandonare gli studi ed emigrare a Londra, all'avventura, in cerca di una vita migliore, insieme a un caro amico, Giovanni Cadoni. Guadagnavo molto bene, ma facevo 3 lavori. Bidello all'International House, una scuola vicino a Piccadilly Circus, e responsabile di 3 pub, nella zona più malfamata di Londra, Soho, dove avevo a disposizione 3 buttafuori, tra i quali Mr. Fred e Mr. Milo, campioni di wrestling. Lavoravo dalle 22 alle 4 del mattino, e finito il turno facevo il tassista abusivo con la mia Fiat 1300 per i clienti dei locali. Il Tube, la metro, chiudeva alle 23, i taxi non si trovavano facilmente e talora nemmeno quelli detti mini cabs. Ero tuttavia triste e insoddisfatto e ogni volta che passavo davanti a uno studio medico mi sentivo male e il sangue mi bolliva. Era troppo forte in me il desiderio di realizzare il sogno da bambino. Con un bel gruzzolo, salvato per miracolo dalla visita dei ladri venuti il giorno prima a averlo messo in banca, sono tornato a Roma e ho ripreso gli studi di medicina presso l'Università La Sapienza. Insegnavo l'inglese per vivere, anche a qualche mio professore. Curiosa questa cosa, ad esempio l'assistente del professor Gianfranco Fegis, il fraterno amico Luigi Gioffre, al quale devo un'eterna riconoscenza, il figlio del professor Condorelli, Salvatore, eccetera. Ho ripreso gli studi a sprombattuto e senza perdere nemmeno un minuto della mia giornata. Ho fatto i primi esami del terzo anno con successo. A quel punto, dopo tanto silenzio, ho messo da parte l'orgoglio e ho deciso di chiamare mio padre. Egli ha molto apprezzato la mia telefonata, ma soprattutto i miei successi agli esami. Purtroppo però ha frainteso la mia conversazione. Gli dissi: «Papà, ho superato i primi esami del terzo anno, poi avrò un brutto scoglio al quinto anno, l'anatomia patologica, e finalmente avrai un figlio medico».
Si convinse che ero già laureato, capì male. Mi fece i complimenti, mi invitò nei migliori ristoranti, mi fece perfino dei bei regali, ma non ebbi mai il coraggio di deluderlo ancora dicendogli la verità. Andò oltre, pubblicò su un giornale, che ancora conservo, la notizia che suo figlio era medico. Era l'8 maggio 1972. Ovviamente mi deridevano tutti, ero diventato una specie di zimbello e in molti erano convinti che non mi sarei nemmeno laureato e purtroppo più di qualcuno minacciò di dirlo a mio padre. Chiesi a tutti, benché umiliato, la cortesia di aspettare e di mantenere il segreto. Cominciai a studiare giorno e notte per paura di essere scoperto e di perdere mio padre per la seconda volta. Uno sforzo davvero sovrumano. Grazie alla mia volontà di ferro e alla grande memoria, parlavo 7 lingue, feci 23 esami in un anno e mi laureai esattamente 50 anni fa, il 19 luglio 1973, con il massimo dei voti. Scusate l'emozione. Poi specializzato in medicina dello sport e cardiologia presso l'Università Cattolica di Roma. Un traguardo molto arduo, da Guinness dei primati, specialmente a medicina è difficile, se non impossibile, perfino crederci senza prove, 3 anni in 1. Ma chi ti crede? Solo un famoso clinico universitario, il professor Cesare Frugoni, si vantava di aver fatto 2 anni in 1. Ecco il significato del documento che vi ho mostrato all'inizio di questo mio discorso. Vi voglio anche raccontare un aneddoto curioso. Quando feci l'esame di anatomia patologica, chiesi un'informazione a uno studente che ritenevo cortese e molto preparato, distinto ed elegante. Però con mio grande stupore mi liquidò con arroganza e anche molto seccato. «Come osi, pezzente, rivolgerti a me?» mi disse. Lo seguì con lo sguardo abbassato. Si allontanò con un Harley Davidson nuova fiammante, che io non mi sarei mai potuta permettere. Chiesi ai compagni di studio chi fosse quello strano soggetto e anche se non l'ho più visto, non ho mai dimenticato il suo nome. Qualche anno fa, ecco l'ibris, la legge del contrappasso incredibile, sono stato quasi obbligato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma, dove sono il decano, a fare da relatore in un procedimento disciplinare contro questo collega. Ho cercato di rinunciare, spiegando il fatto e che quindi avrei potuto non essere obiettivo nel giudizio. Inutilmente, ho avuto la fiducia di tutto il consiglio. Me lo sono ritrovato seduto accanto a me, brutto, sporco, invecchiato, obeso. Sembrava quello che non era, un pezzente. Nessuno del consiglio ha esitato a radiarlo dall'albo dopo la mia relazione per i gravi crimini commessi a danno dell'umanità. E sinceramente ho provato tanta pena per lui. L'importanza di mio padre però non era finita con la laurea. Grazie a lui riuscii a farmi esonerare dal servizio militare in modo inusuale e rocambolesco per la burocrazia, in soli 15 giorni, un altro risultato da Guinness. Infatti, dopo qualche mese dalla laurea, ricevetti la cartolina di precetto e mi sarei dovuto presentare a Firenze per il servizio sanitario come AUC, ufficiale di complemento, ma avrei perso tutti i mutuati e ero diventato nel frattempo massimalista. Ero anche partito come segretario della Stella Azzurra Basket e appena laureato era già medico sociale della società. Di tante iniziative di successo mio padre ha visto nascere solo il laboratorio di analisi cliniche Monterchi, che creai con lo scopo di dare un buon avvenire ai miei cari. Purtroppo non ha visto realizzato il noto poliambulatorio Pulcini Lab, che avete visto all'inizio di questo speech. Insomma, tante belle soddisfazioni per le quali il mio cuore trabocca di riconoscenza. E oggi, giorno delle mie nozze con la medicina, voglio dire grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato, tantissimi, in particolare mio padre e mia madre.
Gran parte del successo lo devo a lui. Per questo è stato bello non solo rispettare il quarto comandamento di Dio, ma aver avuto la possibilità di dedicargli attraverso la mia Onlus un cuore per tutti, tutti per un cuore. Potete vedere il sito www.uncuorepertutti.com, un villaggio in Argentina, a Barranqueras, nel Chaco, che ospita oltre 100 bambini tra i più poveri della terra. Si tratta proprio del barrio Ugo Pulcini, noto anche a Papa Francesco, che è stato lì a dire messa, da cardinale. E proprio a lui ho dedicato un evento internazionale appena eletto Papa, insieme a Francesco, Campioni di Pace. Un villaggio, un toponimo anche in Argentina per mio padre, che era nato a Villa Pulcini di Leonessa, dove riposa. Sulla sua tomba ho fatto scrivere: non sempre la pietra sepolcrale ricopre anche il nome. Ad astra per aspera, in sostanza, dalle stalle alle stelle e sempre alla grande. E sappiate che si può, ed è anche più bello, se si arriva al traguardo anche da soli e orgogliosi di essere dei self-made men. Al telefono, come vi ho detto, rispondo sempre, sono pronto a tutte le ore e per questo faccio il dottore. Il dottore, più che una professione, è una missione e parte prima dal cuore e poi dalla mente. Grazie per aver avuto il garbo e la pazienza di seguirmi fino in fondo. Un abbraccio affettuoso a tutti, dal vostro Ivo Pulcini.